popoli nel segno dell'unità e della pace. Il vescovo Nervini no alla logica della contrapposizione. La Befana dei pompieri fa il piano, folle in piazza Duomo per la discesa dal campanile. Incendio in un garage di via Paronese, due automobili distrutte dalle fiamme. Prato supera 3-2 il Fossano, succede di tutto nei minuti di recupero. Una buona giornata dalla nostra redazione e bentrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di TV Prato. No alla logica della contrapposizione alla soluzione dei problemi vista nell'eliminazione dell'altro, lo ha detto il vescovo Giovanni Nervini in occasione della Festa dei Popoli celebrata ieri in Duomo. Un messaggio di unità e di pace che si contrappone ai venti di guerra che aleggiano in questi giorni. Al termine della celebrazione, Monsignor Nervini ha poi dato lettura delle parrocchie vincitrici del concorso dei presepi realizzato dai ragazzi del catechismo. Vediamo. Occasione davvero bella, direi anche occasione esemplare, ci fa capire come si possono affrontare e risolvere i problemi nel mondo. A volte ci si aspetterebbe esempi più edificanti da parte dei grandi della terra, forse ancora una volta sono i piccoli semplici che veicolano idee più salutari rispetto purtroppo ai tamburi di guerra che si sentono anche oggi risuonare. Si continua a ragionare con la vecchia logica delle contrapposizioni e della soluzione dei problemi vista nell'eliminazione dell'altro e questo credo non porti da nessuna parte. La Festa dei Popoli nel giorno dell'Epifania è stata l'occasione per lanciare un messaggio di unità e di pace, un'iniziativa a cui hanno partecipato le comunità cattoliche straniere presenti a Prato con i rispettivi cappellani che hanno animato la celebrazione in Duomo con preghiere e canti della loro tradizione. È una festa di tutta l'umanità, perché Gesù, come ha detto anche il nostro vescovo Giovanni Nervini, è venuto per tutti noi, dunque è una festa dell'universalità. È importante che l'Epifania sia veramente visibilmente la festa di quanti sono chiamati a incontrare Gesù, a contemplarlo, alla fede proveniente da qualsiasi parte. A conclusione della celebrazione, il vescovo Giovanni, insieme ai sacerdoti presenti, si è recato sul sagrato del Duomo, dove ha proclamato i vincitori del concorso diocesano dei presepi realizzati dai bambini del catechismo. Oltre 6.300 i votanti. Il primo posto è andato alla parrocchia di Santa Maria della Pietà, seguita dalle parrocchie di Tavola e delle Fontanelle. E in tantissimi, tra grandi e piccini, hanno affollato ieri pomeriggio Piazza Duomo per il tradizionale appuntamento della Befana dei Pompieri. L'iniziativa organizzata per il 20° anno consecutivo dal comando dei Vigili del Fuoco di Prato. La simpatica vecchietta si è calata dal campanile del Duomo tramite una teleferica e al suo arrivo ha distribuito caramelle e dolciumi. Presenti anche il sindaco Matteo Biffoni e il vescovo Giovanni Nervini. Per noi c'era Maddalena Ciambellotti. E c'è davvero grande attesa per la discesa dal campanile della simpatica vecchietta tanto generosa. Un'occasione importantissima, un'occasione sociale prima di tutto, perché è un modo per stare insieme alla città, per condividere con i pratesi questo giorno di festa. E io devo dire una cosa importante, che qui tutti i vigili del fuoco che sono presenti oggi sono presenti in un giorno di riposo, non intaccano l'apparato di soccorso per la città di Prato. È tutto il personale che oggi era in riposo e che ha dedicato questa giornata, e i mezzi anche sono mezzi che non sono in partenza per il soccorso. Quindi è una festa per la città, per i bambini e ci siamo tutti. Anche quest'anno, come tradizione per il comando di Prato, c'è un'iniziativa benefica dietro questa Befana, che è l'iniziativa La Forza di Gio, è un'iniziativa per aiutare un ragazzo che ha alcune difficoltà, e come ogni anno noi scegliamo appunto un'iniziativa al quale devolvere i proventi che vengono dati da chi vuole partecipare. Arrivata! Befana, com'è stato scendere dal campanile? Insomma,
Sono vecchietta, un pochino di fatica lavorata, Però sei magica e qua ci sono tanti bambini che ti aspettano, vai, porta ancora caramelle! Certo, come tutti gli anni caramelle! Com'era questa Befana? Bella! Ah, davvero bella? E poi che cosa ti è piaciuto di questa Befana? Cos'era di bello? Era che mi davi chicchi! Due auto sono andate distrutte in seguito ad un incendio divampato ieri sera in un garage privato in via Paronese. L'allarme è scattato intorno alle 19. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del vicino comando provinciale. Oltre alle due vetture, le fiamme hanno provocato danni anche ad altro materiale presente all'interno del locale, che invece non ha riportato danni. Per fortuna nessuna persona è rimasta coinvolta nel rogo. Dopo le operazioni di spegnimento e di bonifica dell'area, sono iniziati gli accertamenti per identificare le cause dell'incendio. Incendio. Al via in Toscana i saldi invernali, partenza in linea con l'anno scorso. Vediamo. I saldi in Toscana sono partiti senza file fuori dai negozi, ma con risultati che, stando alle primissime stime, sono in linea con quelli del 2019. In tanti, nel primo fine settimana di sconti, hanno fatto un giro di perlustrazione in cerca dell'affare giusto e nelle città, Firenze in testa, a dare una mano è stata la presenza dei turisti che hanno approfittato per fare compere. Già alla fine della prima mattinata di saldi, Confcommercio Toscana ha detto che il 65% circa dei commercianti registrava una situazione simile a quella dell'anno scorso, il 32% in leve calo e il 3% superiore. Nell'area metropolitana di Firenze, Confesercenti della metrocittà ha definito la partenza dei saldi senza grandi squilli di tromba, anche se per fare una prima stima più attendibile serviranno almeno 10 giorni. E adesso lo sport, il calcio. Il Prato vince in rimonta nei minuti di recupero la prima gara del girone di ritorno, superando per 3-2 il Fossano, una gara ricca di emozioni. Vediamo. Una partita rocambolesca, vietata ai deboli di cuore, decisa nei minuti di recupero. Il Prato supera in zona Cesarini per 3-2 il Fossano e centra la prima vittoria del 2020 e si conferma leader in classifica. Primo tempo giocato male dal Prato. Il Fossano è arrembante e grintoso e subito pericoloso con D'Ippolito, senza colpo ferire, mentre poco dopo è il portiere Bagheria a sventare la minaccia con un intervento risolutivo. Il Prato non carbura e il Fossano affonda i colpi, riuscendo a passare in vantaggio con questo super gol di Sangare. È 1-0 per il Fossano. I piemontesi continuano a premere. Pagliaro colpisce il palo con questo velenoso fendente, mentre Bagheria sventa di piede su Baloca. Ancora il Fossano con l'indemoniato Sangare, che salta due avversari ma difetta nella mira. Il Prato non c'è e il tecnico Esposito effettua subito due cambi al 39esimo. Fuori Giampà e Quassi, dentro Cecchi e il nuovo arrivato Banegas. Al 43esimo, in un contrasto di gioco, grave infortunio per l'attaccante laniero Fofanà, che deve lasciare il terreno di gioco in barella. Per Fofanà i primi accertamenti riferiscono di una sospetta lussazione della rotula del ginocchio. Tempi di recupero molto lunghi. È stata una giornata strana, eravamo in sofferenza, il primo tempo, lui si è fatto male in maniera grave con questo, poi vediamo fino a che punto, non lo sappiamo, però con questa immagine anche non bella per i compagni, questo ginocchio un po' fuoriuscito, quindi c'è stato anche un trauma a livello mentale, ci sono dei ragazzi che sono legati a lui, quindi non era stata una domenica facile, meno male che è finita bene. Nella ripresa il Prato cambia marcia e mette il Fossano alle corde. Cellini prima e Surraco poi suonano la carica, mentre Banegas viene fermato sul più bello dalla difesa del Fossano. È un altro Prato e si vede. Il pareggio è una logica conseguenza della pressione laniera. Cellini riesce a trovare il guizzo vincente, è 1-1. La partita diventa bellissima. Il Prato va all'assalto all'arma bianca. All'88esimo il Prato riesce a passare in vantaggio, ancora con Cellini che trova il guizzo vincente. 2-1 per il Prato. Partita finita, ma che? Nel recupero succede di tutto. Al 91esimo il pareggio del Fossano con Chiappino e due minuti dopo il nuovo vantaggio della formazione bianco-azzurra con il colpo di testa vincente di Fanucchi. Finisce 3-2 per il Prato, che vince e si conferma capolista. Per il resto, benvenuti alla giostra del gol.
E alla vittoria del Prato e le altre gare del campionato di Serie D è dedicato lo speciale del Gioco è Fatto a cura di Massimiliano Masi, in onda in via eccezionale questa sera alle 21.05 al termine del nostro telegiornale. Passiamo adesso alle previsioni del tempo, come sempre a cura del Consorzio Lamma. Una buona giornata a tutti, un saluto dalla sala meteo del Consorzio Lamma. Andiamo a vedere le ultime immagini che ci giungono al satellite, immagini che ci mostrano l'ingresso di corpi nuvolosi sul Mediterraneo occidentale, nuvolosità che andrà a interessarci nel corso della giornata, soprattutto nel pomeriggio, in particolare sulle zone costiere. Andiamo a vedere quindi la previsione per il pomeriggio di oggi, cielo nuvoloso, parzialmente nuvoloso, in particolare sulle zone centro-meridionali, dove saranno possibili anche delle isolate piovigine, in particolare proprio fra le province di Livorno e Grosseto. Va meglio invece al centro-nord, dove avremo un cielo parzialmente nuvoloso. I venti saranno deboli, in prevalenza orientali, le temperature senza variazioni di rilievo, quindi con massime fra i 10 e i 12 gradi. La previsione per la giornata di domani vede un cielo in prevalenza sereno su tutta la regione, in nottata qualche nuvola in più, anche un po' di vento di grecale da nord-est che renderà le temperature minime un pochino più alte rispetto alla giornata di oggi, non sono previste estese gelate. Per quanto riguarda il pomeriggio, ancora cielo sereno, venti ancora dal nord-est, temperature massime in lieve aumento intorno ai 13-14 gradi. È tutto per il momento, grazie per l'attenzione. Ed è tutto anche per noi, il telegiornale termina qui, il prossimo appuntamento con l'informazione di TV Prato è per questa sera alle 20.30. Grazie per averci seguito, arrivederci.